gli esempi di come sostanzialmente si tenda nel nostro paese a non creare una differenza fra chi giudica e chi fa le leggi, questo scivolamento assolutamente ineludibile per tempo, ma essendo lento, essendo quasi impercettibile, come un veleno che lentamente produce i suoi effetti e che dose per dose poi rende malato il nostro ordinamento, ha dei fenomeni di assoluta percezione. Perché è chiaro che, non voglio andare neanche troppo lontano, quando noi siamo di fronte a fenomeni, diciamo così, di resistenza attiva, così li voglio definire, nei rapporti fra Parlamento e giustizia e fra legge e giurisprudenza, tant'è che la Corte Costituzionale, con una sentenza che Nico D'Ascola cita efficacemente, la 230 del 2012, esprime una tautologia, cioè le leggi le fa il Parlamento, i giudici devono soltanto interpretare le leggi. Cioè proprio la necessità della Corte di ribadire una ovvietà ci dà l'idea di come nel nostro sistema le riforme abbiano ancora un punto di non chiarezza, o che cerca di essere di non chiarezza, cioè che il Parlamento è deputato a scrivere le norme anche costituzionali, anche di riforma costituzionale, e che i giudici devono soltanto interpretare queste norme. Ne volete un riscontro? Bene, l'importanza che nel nostro sistema acquistano con maggiore, sempre, come posso dire, disinvoltura, ho usato un termine eufemistico ma mi veniva uno molto più pesante, le sentenze delle sezioni unite rispetto alle sentenze della Corte Costituzionale.